tartaruga sarei. Io sono Bosch. E si vede. Si guardi un po' lei. Io sono Augusto, dai, ridete con noi. Successo? Che invece di prendere l'autobus... E cosa hai fatto? L'ho inseguito fino a casa. Perché? Così ho risparmiato 1000 lire. Ah, pezzo di imbecille! Oh, ma tu guarda... Se seguivi un taxi ne risparmiavi 10.000. Salve, giovanotti. Beh, si fa per dire. La sapete quella del taxi che sta cadendo in un burrone? No, spara! Beh, il cliente grida. Che succede? Fermi il taxi! E il taxista, non posso, ho rotto i freni. E il cliente fa, beh, almeno fermi il tassametro. A Rintro a prendere il taxi gli vengono le vertigini. Ma è vero? Sì, viaggia sempre voltato all'indietro. E perché non guardi davanti? Per non vedere il tassametro. Ah, tornando ai soldi, sono un vero problema. L'altro giorno volevo comprare un cappotto. 300.000 lire mi fa... Un occhio della testa! E tu cosa gli hai detto? E io gli ho chiesto, quanto costa senza maniche? Cosa? Senza maniche? Eh sì, perché a sentire il prezzo mi sono cadute le braccia. Straccio sì che è fortunato. Straccio sì, a lui le maniche non servono proprio. Ah, fortunato sì, un lenzolino e via. Ma andare. Dove si sarà cacciato? Ci sono due coccodrilli e l'orango. Ehi, straccio, ciao. Stavamo giusto chiedendoci dove eri finito. Ero sul Nilo a caccia di coccodrilli. Coccodrilli? E come mai? Sai, mi ero messo in testa di regalare ad un mio amico un paio di scarpe di coccodrillo, ma costano una cifra. E allora per risparmiare sono andato direttamente là. E torni a mani vuote? E per forza, non c'era neanche un coccodrillo con le scarpe. Stavamo giusto parlando di soldi. Un vero disastro. Dobbiamo metterci a risparmiare sul serio. Gli scozzesi sì, sanno risparmiare loro. Per disperdere le manifestazioni, sapete come fanno? Lancio dei lacrimogeni? No, lanciano una colletta. Ho sentito di due scozzesi che hanno fatto una scommessa. Una sterlina a chi resisteva di più sott'acqua. Ah sì? E chi ha vinto? Boh, i sommozzatori li stanno ancora cercando. Umido. Qui dobbiamo trovare il modo di fare un po' di soldi. Dillo a me, c'ho un freddo al portafoglio. Al portafoglio? E per via di tutti quegli assegni scoperti. Ah, ma io comunque un piano ce l'avrei. Sentiamo. Non ce l'ho qui, è a casa. Beh, allora vado a prendere. Da solo non ce la faccio, è un piano forte. A proposito, stamattina è passato l'accordatore da casa tua. Ma io non l'ho chiamato. Tu no, l'hanno chiamato i tuoi vicini. Ma questa musica, cosa c'entra? Beh, perlomeno è gratis.